derby di Puglia poco prima del 40esimo. L'arbitro ha fischiato la rincorsa di Curcio che va con il destro. Queste le immagini della brutta sconfitta del Bari contro il Foggia. Ieri le abbiamo vissute insieme, brutta perché ci aspettavamo sicuramente un Bari diverso. E il rammarico di tutti oggi di aver affrontato il derby come nessuno forse avrebbe immaginato. Credo neanche Sergio Notariale in collegamento Skype con noi. Buon pomeriggio Sergio. Buon pomeriggio a tutti. No, effettivamente è stata una sorpresa negativa ieri il Bari. Onestamente mi aspettavo tutt'altra prestazione, però può capitare, non bisogna farne un dramma. Beh, questo è certo. Intanto io ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta anche sulle nostre pagine Facebook, quindi potete scrivere lì le vostre domande, i vostri messaggi, in tantissimi ci state già scrivendo e tra pochissimo leggeremo i vostri commenti. Guardando gli highlights, no Sergio, è un dettaglio che salta un po' all'occhio è che il 90% dei tiri in porta è stato fatto dal Bari. Ti importa che ovviamente non hanno avuto esito positivo. Se il Bari fosse stato più preciso e fosse stato forse più cattivo, il risultato sarebbe stato decisamente diverso, visto le occasioni che ci sono state. Ma sai Barbara, occasioni clamorose, a parte il palo di Antenucci, onestamente io non ne ho viste. Sono state occasioni, diciamo così, abbastanza velleitarie. Una squadra come il Bari dovrebbe creare e ha creato nelle prime partite molte occasioni di più. Ieri onestamente il Bari si è avvicinato alla porta avversaria in maniera confusionaria e le occasioni che sono capitate non sono state occasioni clamorose. Onestamente bisogna dire che neanche il Foggia ha mai tirato in porta, devo dire la verità. Però in queste partite così scorbutiche, sporche, chiamiamole così, chi ha la fortuna di andare in vantaggio vince la partita. E purtroppo il Foggia, con quel rigore che ci poteva anche stare, è andato in vantaggio e il Bari non ha saputo reagire assolutamente.
E in tanti sono i messaggi di delusione dei tifosi che, ripeto, sicuramente ieri si aspettavano una partita diversa, una prestazione diversa. Se lo aspettavano anche sicuramente il mister e i suoi ragazzi. Tra pochissimo andremo a sentire proprio le dichiarazioni di mister Oteri e poi le dichiarazioni di Valerio Di Cesare. Ti chiedo di restare con noi, Sergio. Ci prendiamo qualche istante di pubblicità, però torniamo tra pochissimo. A tra poco. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Eco App, la city car più conveniente del momento. Per i mesi di ottobre e novembre, tu a 99 euro al mese con i primi 25.000 chilometri gratis. Scopri presso la nostra sede nelle stazioni di servizio del gruppo Dils i dettagli dell'iniziativa. Dalla più antica lavorazione con il siero d'innesto nasce La Speciale, la vera mozzarella a basso contenuto di lattosio, senza conservanti, naturalmente buona, che trovi solo da L'Essenziale, a Bari in via Pavoncelli 133. L'Essenziale, mangiare bene. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Suzuki Natura Hybrid, carattere 4x4, tecnologia hybrid, tua da 12.000 a 300 euro con incentivi. Suzuki Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Eccoci in diretta anche sulle nostre pagine Facebook. Sono tantissimi i messaggi, soprattutto di delusione, che stanno arrivando sulle nostre pagine. C'è Angela che scrive oggi solo delusione, Massimo ancora delusione totale, Raffaele ci scrive sì è vero può succedere ma proprio con i derby deve succedere, scrive giustamente Raffaele. E poi c'è una domanda per te Sergio da uno dei nostri telespettatori, dice perché il Bari soffre il centrocampo a 5 degli avversari? Ma il modulo del Bari dall'inizio è sempre stato quello, a parte qualche cambiamento in corsa che ha fatto il mister. E quindi sono solo due i centrocampisti. Quando non funzionano i due esterni di difesa e i due esterni d'attacco, cosa che non è avvenuta ieri effettivamente, è chiaro che i due centrali soffrono terribilmente il centrocampo avversario. Ieri, dal punto di vista tecnico, secondo il mio parere, si è sbagliato nella circolazione della palla. La palla andava, viaggiava lenta. Abbiamo favorito il pressing, del Foggia. Non siamo andati mai con convinzione sugli esterni, con sovrapposizioni decise nell'uno contro uno, nel creare la superiorità numerica. E il Foggia ha avuto buon gioco col suo gioco fatto di pressione sul portatore di palla e sistematicamente sul fallo tattico, ci ha messo in grossa difficoltà.
Tra l'altro, a proposito di modulo, ieri fu proprio Antonio Di Gennaro a chiedere se a questo punto la difesa 4, che poi ha schierato e non è stata la prima volta, mister Auteri, nella partita in corso, possa essere invece un punto di partenza per le prossime partite. Un'ipotesi che non ha escluso Auteri, che a questo punto sicuramente dovrà fare delle valutazioni, soprattutto tecniche, Sergio. Ma sicuramente adesso il calcio moderno va in questa direzione. Cioè, quando un modulo, non bisogna intestardirsi su un solo modo di giocare. Io sono sicuro che Auteri, da uomo e da allenatore intelligente, saprà porre le necessarie modifiche. Ci sono dei momenti in cui la difesa a 4 diventa una cosa indispensabile per una squadra, quindi bisogna saper fare sia la difesa a 4 sia la difesa a 3, a secondo le situazioni e le circostanze. Io penso che il Bari ogni tanto dovrebbe pensarci, anche io sono di questo parere, e pensare anche qualche volta alla difesa a 4. Allora, andiamo a sentire proprio le dichiarazioni di mister Auteri nel post partita. Sergio, le ascoltiamo insieme, così poi le commentiamo. Noi lo sapevamo, loro hanno messo grande impeto agonistico e grande sacrificio. Noi non siamo riusciti a compensare questo dato e neanche siamo riusciti a gestire il possesso palla meglio e con più continuità. Qualcuno non ha fatto una buona partita, purtroppo non qualcuno, 3-4 giocatori non hanno dato l'apporto che ci aspettavamo, però poi eravamo cresciuti prima dell'interruzione, loro avevano perso questa furia agonistica, io sapevo che poteva anche e che sarebbe calata. Stavamo cominciando a fare meglio, avevamo costruito anche delle occasioni importanti, avevamo alzato il baricentro, non rischiando mai. Poi chiaro che quando regali un gol così come abbiamo regalato, poi dopo la partita è diventata tutt'altra. E abbiamo sbagliato, è vero, a volte la frenesia, a volte la non lucidità, a volte si fanno stupidaggini e basta, perché comunque siamo in Serie C, di questo dobbiamo prendere coscienza. Io sono arrabbiato perché non mi è piaciuta la partita che abbiamo fatta, non mi è piaciuta perché non abbiamo pareggiato l'impatto agonistico con loro. È vero che loro giocavano molto spesso a scavalcare e quindi a giocare su queste seconde palle, noi avevamo un po' più bisogno di costruire, però poi durante la partita eravamo cresciuti. Il problema è il gol che abbiamo preso, perché probabilmente se non prendiamo gol nel secondo tempo, ciò che stavamo facendo di positivo fino a quel momento, perché ripeto, dopo i primi 20 minuti eravamo cresciuti nel fraseggio, nell'eludere la loro aggressione e nell'andare a conquistare anche qualche seconda palla ogni volta che loro giocavano lungo, nel vincere i duelli aerei, lo avevamo anche fatto, però poi è chiaro che la partita si compromette perché loro moltiplicano per 100 quello che hanno fatto nel primo tempo, quindi non si gioca più, tocca a te trovare gli spazi e lì non siamo stati sempre lucidi. La cosa strana è proprio questa, no? Intanto c'è Di Gennaro in onda. Eccoci, ci siamo, perfetto. No, dicevo, la cosa strana, Sergio, dalle parole di Notariale, è che loro si aspettavano esattamente questo Foggia, no? Lo sapevo, ha detto il mister, però poi non siamo riusciti, vuoi per mancanza di cattiveria, di precisione, e per le stupidaggini, ha usato questo termine poi Auteri, vado a citarlo. Che cosa può essere successo allora a questo punto? Ma il mio pensiero è quello che il Bari non si aspettava, eppure lo sapevano, io l'avevo già detto, pensa con te, la settimana scorsa, una situazione di questo tipo. A Foggia c'era contestazione, la squadra non girava, 4 sconfitte consecutive. Era chiaro, poi un derby, una partita sentita. È chiaro che il Foggia l'ha messa sul piano dell'aggressività, della pressione sul portatore di palla, sul fallo sistematico e sul piano tecnico, sulla palla lunga, e ha giocato sulle seconde palle. Una squadra esperta, una squadra che vuole vincere il campionato come il Bari, a queste situazioni deve essere abituata, anche perché, Barbara, non sarà la prima né l'ultima partita che ci troveremo in questa situazione, e quindi bisogna studiare qualcosa per uscirsene alla grande, perché il tasso tecnico del Bari permette di eludere questo tipo di partite. Però se i giocatori non capiscono che in questo campionato ci saranno tante partite
fatte in questa maniera, allora sarà dura vincere questo campionato. E ne è consapevole Auteri, forse non ne sono consapevoli tutti i giocatori. A tal proposito c'è stato proprio un messaggio chiaro da parte di Valerio Di Cesare, che ancora una volta ha parlato da capitano, però lo sentiamo tra pochissimo perché vado a leggere anche qualche altro messaggio che sta arrivando. Gennaro ci scrive che manca quella baresità che tu rappresenti, Sergio Notariale, nel Bari. Anna dice siamo tutti molto delusi. Mario ti saluta, Mario Cardinale, lo salutiamo anche noi. Ho pensato al tuo Necatero dei bei tempi, ci scrive un Francesco Bitetto a centrocampo e due esterni con Zizzariello a sinistra e Maurelchi a destra, giocherebbero bendati in C, scrive un abbraccio, lo salutiamo anche noi. Nicola invece scrive troppo morbido nell'intervista Auteri, io mi sarei arrabbiato. Io non sinceramente non immagino che lo abbia fatto, anche tanto, è ovvio che bisogna avere anche una veste in qualche modo formale, istituzionale, davanti ai microfoni, anche se Auteri è un uomo di pancia. Immagino che però nello spogliatoio sia successo ben altro, che insomma non sia stato così morbido, Sergio. Ma sì, sicuramente, è chiaro che ha detto qualcosa nelle interviste, però non ha detto tutto. Prenderà sicuramente dei provvedimenti tecnici e sul piano motivazionale dirà ai giocatori di non sbagliare più questo tipo di partite, perché queste partite non è che non si può perdere, sicuramente ci sta nel calcio perdere, non bisogna farne un dramma. Ci vuole una critica costruttiva, però bisogna perdere in una certa maniera, cioè lottando, buttando il cuore oltre l'ostacolo, mettendo le grandi squadre, la prima cosa che fanno è mettersi a parità agonistica dell'antagonista. E quello è il segreto. Poi, se sei superiore tecnicamente e tatticamente, e se hai giocatori superiori come ce l'ha il Bari, sicuramente ne vieni fuori. Però se tu agonisticamente sei inferiore all'avversario e poi puoi avere tutta la tecnica che vuoi, non viene mai fuori questo. Auteri, io non penso nello spogliatoio, però martedì che riprendono gli allenamenti si farà sentire sicuramente. Sì, domani ci sarà una sorta di resa dei conti, anche se credo che poi ognuno sappia dove e come ha sbagliato, al di là di poi delle cose di cui stiamo parlando e dei dati, dei dettagli che stiamo ovviamente analizzando, diciamo, quello che poi ci compete fare. Vado a leggere ancora qualche messaggio, perché proprio quello che dicevi tu, Sergio, no? Abbiamo semplicemente sottovalutato la partita, abbiamo perso soprattutto sul piano mentale, scrive Enzo, ed esattamente quello che stavi dicendo tu. Antonello ci scrive, Di Cesare sul cross è stato trattenuto nettamente dal braccio, era rigore anche per noi. E Antonello, ormai è andata, purtroppo. E poi vediamo, le altre ci aspettano e giocano sulle ripartenze. Partenze seconde palle, scrive Emanuele, più semplice per gli avversari, al Bari manca la condizione atletica per tanti interpreti. E poi Alessandro scrive, meno male che il giorno prima della partita Auteri aveva detto che con il Foggia dovevamo ottenere il consenso sul campo. Alessandro, era quello che un po' stavamo dicendo, no? Perché questa partita era prevedibilissima, l'atteggiamento del Foggia era prevedibile, non ha spiazzato di certo il Bari e per questo che ancora di più spiazza noi il fatto di aver visto un Bari diverso rispetto alle altre partite. Ci aspettavamo un risultato sicuramente diverso, ma una prestazione, ecco, non come quella che abbiamo visto ieri. Fatto sta che bisogna archiviare questa sconfitta e farne assolutamente tesoro, perché bisogna imparare pur sempre dagli errori. La vera prova del 9 sarà d'ora in poi, anche se, come tu dicevi Sergio, non sarà nell'ultima il Foggia a mettere in difficoltà in questa maniera il Bari. Però insomma, il Bari è il Bari, appunto, il Bari è il Bari, quindi i giocatori devono sapere che quando indossano questa maglia devono giocare alla morte tutte le partite. Io l'ho fatto questo campionato, non ti regala niente nessuno, sono partite difficili, non bisogna mai sottovalutare l'avversario, non bisogna mai entrare in campo come è entrato in campo il Bari a Foggia. Ma io avevo notato qualche segno sotto questo profilo già nel derby con il Monopoli. Il primo tempo del derby con il Monopoli non è stato all'altezza della situazione, quindi avevo già detto attenti, perché se noi prendiamo la partita come l'abbiamo presa nel primo tempo con Monopoli avremo delle difficoltà.
E purtroppo adesso è capitato che abbiamo fatto una partita intera in quella maniera, quindi bisogna un pochettino mettere a punto la squadra, qualche diciamo così, molti errori tecnici di passaggio bisogna eliminarli, bisogna giocare con più personalità e soprattutto bisogna giocare con un impeto, con una carica agonistica di determinazione diversa dalla partita di Foggia. Oltre a mister Auteri, immagino si farà sentire nei prossimi giorni anche la società. Noi avremo modo anche di ascoltare magari in questa settimana il direttore sportivo e avremo modo di parlare con lui. Al momento ve lo possiamo soltanto anticipare, ovviamente. Un'altra domanda per te, Sergio, da Emanuele. Secondo te, in una difesa a tre, è corretta la scelta di Sabbione come centrale? Personalmente preferisce Minelli, il giovane che poi abbiamo visto nella partita contro il Catania, proprio al San Nicola. Ma Sabbione è un giocatore fisico, chiaramente. Io preferirei Di Cesare in quella posizione, se devo dire la verità. Giocherei con Di Cesare e con due altri interpreti. Vabbè, c'è Liento e poi magari manca forse un terzo che potrebbe essere un giocatore rapido, veloce, importante. Però io preferisco Di Cesare in quella posizione perché è la sua posizione, poi d'altro. Allora, noi ci fermiamo ancora per qualche istante, pausa pubblicitaria, ma torniamo tra pochissimo perché a proposito di Di Cesare ascolteremo le sue dichiarazioni post partita. Restate con noi, a tra poco. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Ter tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Eco App, la city car più conveniente del momento. Per i mesi di ottobre e novembre, tu a 99 euro al mese con i primi 25.000 chilometri gratis. Scopri presso la nostra sede, nelle stazioni di servizio del gruppo Dils, i dettagli dell'iniziativa. Dalla più antica lavorazione con il siero d'innesto nasce La Speciale, la vera mozzarella a basso contenuto di lattosio, senza conservanti, naturalmente buona, che trovi solo da L'Essenziale, a Bari, in via Pavoncelli 133. L'Essenziale, mangiare bene. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Suzuki, natura hybrid, carattere 4x4, tecnologia hybrid, tua da 12.300 euro con incentivi. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito. Progettazione, affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso. Fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. E siamo tornati in diretta insieme a Sergio Notariale in collegamento Skype. Anche noi manteniamo le distanze, purtroppo. Io spero di avere i miei ospiti al più presto qui in studio, però è il momento di pensare
alla sicurezza. La sicurezza è la salute di ciascuno di noi e questo è un messaggio che deve essere forte e chiaro. Vado a leggere ancora qualche messaggio, Sergio, prima di andare a sentire le dichiarazioni di Cesare Massimiliano. Se proprio bisognava perderne una, a parte le diatribe campanilistiche, è meglio perdere col Foggia che non contro una di quelle in cima alla classifica. Francesco, non è vero che era un Bari diverso dal solito, tutte le volte che incontra una squadra aggressiva va in tilt, spero sia solo un problema di preparazione atletica. E poi ancora Augusto, a centrocampo solo Derisio può garantire filtro e copertura. Questi sono ovviamente i vostri pensieri, i vostri commenti sulla partita di ieri. Andiamo a sentire invece quelle che sono state le parole di Capitan Di Cesare, che ancora una volta ha parlato da capitano, e allora ascoltiamole. Ma una sconfitta giusta, perché sapevamo che loro mettevano tanto agonismo e noi non siamo stati pronti, abbiamo sbagliato tante giocate semplici, abbiamo sbagliato. Purtroppo è andata così, ci dispiace soprattutto per la gente, perché era un derby che ci tenevano. E niente, purtroppo è andata così, adesso pensiamo subito alla prossima, perché forse questa sconfitta ci fa anche bene. Mi sa che non abbiamo capito che cosa ci aspetta in questo campionato e che cosa dobbiamo fare. Non lo so che cosa è successo. Ho detto prima, secondo me siamo mancati sotto l'aspetto dell'agonismo. Loro andavano di più, andavano sulla seconda palla, erano più cattivi. Mi dispiace, perché anche se andiamo a vedere comunque la partita, non facendo facendo una pessima partita, l'abbiamo comunque creato e non abbiamo subito tiro in porta. Però questo è il calcio. Abbiamo perso 1-0. Adesso dobbiamo andare avanti, perché il campionato è lungo. Sono anche in difficoltà, nel senso, perché mi dispiace perché stavamo facendo bene, stavamo facendo un buon calcio e oggi siamo tornati, abbiamo fatto un passo indietro. Ed è proprio così, Sergio? Beh sì, devo dire che intanto ha parlato da capitano, parole sagge, non si è nascosto dietro a niente, ha ammesso la brutta partita. E devo dire, sono d'accordo con lui, che non dobbiamo buttare a mare però quello che il Bari ha fatto di buono fino ad adesso. Bisogna criticare in maniera costruttiva, bisogna vedere dove si è sbagliato, e mi pare che sia l'allenatore che i giocatori l'hanno subito capito. Però il Bari per 7 partite ha fatto delle buone cose, quindi invito i tifosi ad avere un attimo di pazienza e di pensare che il Bari stava facendo bene. Certo, questa battuta d'arresto, specialmente in un derby, non ci voleva, ma non facciamo critica distruttiva, perché sarebbe un errore. Dobbiamo rimanere uniti e sicuramente il Bari saprà rispondere nelle prossime partite. E la prossima partita è contro la Juve Stabia, poi si andrà a Potenza per l'unico turno infrasettimanale di novembre, l'11, si gioca alle 20:45, una trasferta. Anche se è un campionato, Sergio, insomma, un po' ballerino anche a causa del Covid, perché notizia di oggi è stato diffuso un comunicato dalla Viterbese, sono saliti a 16 i positivi nella Viterbese, perché oltre a quelli accertati negli scorsi giorni ce ne sono altri 6, 11 sono giocatori. Eccolo il comunicato stampa pubblicato sulla pagina Instagram della Viterbese. Poi ancora nel Francavilla oggi 3 nuovi casi, insomma bisogna tenere d'occhio anche questa situazione, che in qualche modo, ecco, dà un po' di incertezza, al di là poi ovviamente della prestazione di ieri. Apriamo una parentesi un po' su quello che è lo stato generale del calcio ai tempi del Covid, Sergio. Beh, hai centrato il problema, perché effettivamente sembra che non sia veramente, non siano campionati regolari, secondo me. E già la mancanza di pubblico è un elemento pesante ed essenziale per il calcio. In più ci mettiamo che diverse squadre sono costrette a rinunciare a elementi fondamentali, che la domenica o sono in quarantena o hanno il Covid. Insomma, è un campionato anomalo, onestamente è un calcio bistrattato questo, che onestamente faccio fatica a riconoscere, perché non sai mai dove, cioè a che cosa appenderti. Sì, un allenatore, chiaro, deve vedere le cose tecniche, però
onestamente ci sono troppe varianti che rendono un campionato incerto e difficile. Anche perché siamo alla settima giornata, però via via che si andrà avanti, un occhio alla classifica bisognerà pur sempre, insomma, no, buttarlo, come si suol dire, Sergio, ed è un po' difficile con ad esempio una squadra come il Palermo, che è ferma da diverse giornate perché al suo interno ci sono ancora dei casi positivi. Insomma, sarà chissà come andrà, noi incrociamo ovviamente le dita, però è un campionato da questo punto di vista abbastanza incerto e che potrebbe in qualche modo squilibrare poi il tutto, però non ci resta che concentrarci ovviamente su quelle che sono le prestazioni del Bari, che al momento sta applicando, ricordiamo, tutti i protocolli, e questo non è da sottovalutare. C'è la disponibilità da parte di tutto lo staff e dei giocatori di mantenere le distanze e di mantenere soprattutto dei comportamenti che al momento stanno portando tutti ad esiti negativi, perché a parte la primavera del Bari in prima squadra, tra staff e giocatori, ora corna facendo, non ci sono stati casi positivi al momento. Questo vuol dire che le regole si stanno rispettando anche al di fuori del campo, e questo è fondamentale al momento. Sergio, prima di salutarci, tu sei un grande esperto di Serie C, no? Sei stato giocatore, sei stato allenatore. Ti chiedo, da dove ripartiresti? Nel senso, che cosa secondo te Auteri dovrebbe cambiare dalla prossima? Ma innanzitutto, dal punto di vista psicologico, inculcare nella testa dei giocatori, entrare nella testa dei giocatori, che come ho detto prima non basta essere tecnicamente superiori per vincere le partite. In Serie C è fondamentale. Bisogna prima di tutto mettersi alla pari sotto il profilo agonistico e dopo far valere sia la tecnica, sia l'organizzazione di squadra e sia la tattica. La prima cosa è l'aspetto agonistico. In questi campionati conta moltissimo, non è la Serie A. Bisogna intervenire sotto questo punto di vista. E poi, dal punto di vista tecnico, abbiamo già detto che la squadra che deve vincere il campionato un po' si deve adattare, quindi il modulo non va, diciamo così, riproposto in maniera totale. Bisogna qualche volta cambiare a seconda delle necessità, e io penso che queste siano le due cose su cui intervenire. Di certo questa sconfitta dal punto di vista dell'atteggiamento, no, il primo aspetto che tu stavi analizzando, porterà qualcosa di buono, ovviamente questo è quello che ci auguriamo, guardando un po' il bicchiere mezzo pieno, no, Sergio? Perché poi l'aspetto tecnico è magari più facile da preparare rispetto da quel di quello mentale, no? Rispetto a quello mentale, scusate. Perché come si fa ad inculcare, ecco, nella testa di un gruppo, perché non si parla di un singolo, ma di un intero gruppo, qual è l'atteggiamento giusto? Forse sono proprio le sconfitte che in qualche modo ti aiutano, no? Beh, perdere non è mai una buona medicina. Io dico che bisogna vincere e poi piano piano saper andare oltre la vittoria e saper capire che ci vogliono anche altre componenti. Ora è difficile da insegnare, però è il compito. Adesso un allenatore non deve essere bravo solo tatticamente e atleticamente sul campo, mettere bene, perché praticamente quasi tutti gli allenatori mettono bene la squadra in campo, ma l'allenatore bravissimo è quello che entra nella testa dei giocatori e li inculca determinate regole che in mezzo al campo non vanno mai disattese, come quella di giocare alla morte tutte le partite. E noi ci auguriamo che questo avvenga per il Bari, ovviamente ci auguriamo vittorie e partite diverse. Ci aveva promesso divertimento Auteri, io sono certa che la sua promessa la manterrà. Sergio Notariale, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buona giornata. Barbara, per sette partite il Bari non ha fatto male, Cioè, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, ha fatto benino, non benissimo ma bene, quindi stava viaggiando bene, quindi una partita che ci deve insegnare molto, che però non deve essere da pretesto per buttare a mare tutte le altre sette che abbiamo fatto. Grazie Sergio, buona giornata, buon lavoro. Grazie, arrivederci a tutti.
E l'appuntamento con il Bari torna domani alle 8.45 in Buongiorno Bari e poi ci ritroviamo qui come ogni giorno alle 14.30 in punto per commentare i fatti della giornata. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.